Ciao ragazzi, sono Danilo e benvenuti in questo nuovo video. Siccome molti di voi mi hanno chiesto, oggi ho deciso finalmente di fare la mia recensione sul camper. E per farlo, come potete vedere, non sono da solo, anzi, sono accompagnato dal mio amico Luca Marinelli, nonché altro felice possessore del camper, che mi aiuterà in questa recensione. Abbiamo deciso di analizzare 5 pregi e 5 difetti del camper per andare effettivamente a vedere quali sono i pro e i contro della macchina. Quindi non perdiamo altro tempo e cominciamo subito col primo pregio. Il primo pregio sicuramente riguarda la trasportabilità, ovvero le dimensioni e di peso contenute del camper. Pensate ad esempio di trovarvi in una situazione che sia live o sala prove, dove dovete portare una vostra testa, che può essere sia di dimensioni ridotte come le nuove testate, ad esempio 30 watt se non di meno che sono uscite, o le testate classiche più importanti, una cassa anche solo con due coni senza arrivare fino ai 4 e una pedaliera. Ovviamente la vostra schiena non ringrazierà tutto questo trasporto, mentre col camper noi avremo la possibilità di portare esclusivamente appunto la macchina e di entrare tramite le uscite apposite addirittura esclusivamente nell'impianto audio. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che a fronte di una testata, cassa e pedaliera porteremo esclusivamente il camper che ci fornirà tutti questi tre elementi insieme. Prima di procedere al secondo punto bisogna fare una precisazione. Esistono due diverse tipologie di camper, quella power amp, ovvero con un finale integrato, e quella senza. La principale differenza è che quello col finale può essere collegato direttamente ad una cassa, mentre quello senza finale avrà bisogno di un finale esterno a cui collegarsi. Andiamo ad analizzare la versione col power amp, che è quella che possiedo. Il camper sul retro dispone di numerose uscite. Oltre al classico cavo di potenza per collegarlo direttamente alla cassa, abbiamo infatti due uscite XLR destra e sinistra, due uscite jack destra e sinistra, un cavo SPDIF che serve per avere un segnale digitale migliore, il sender turn per poter collegare dei pedali aggiuntivi e la presa USB che ti permette di collegarlo direttamente al computer per gestirne i suoni attraverso un'apposita applicazione che andremo a vedere dopo. Grazie a queste numerose uscite, il camper è anche comodo per la registrazione in casa. Infatti non c'è bisogno di passare attraverso una cassa. Grazie alle due uscite XLR è possibile collegare il camper direttamente ad una scheda audio e registrare da lì. Che ad esempio è il setup che utilizzo io per i miei video. Ho il camper collegato in una scheda audio senza microfonare nessuna cassa, anche perché sennò avrei bisogno di un volume eccessivamente alto. Il terzo pregio del camper riguarda sicuramente la quantità e la varietà degli effetti a nostra disposizione. Avremo infatti una sezione pre, come se avessimo dei pedalini degli effetti in cascata direttamente dalla testata, quelli possono essere ovviamente overdrive, distorsori, compressori, eccetera. Una sezione successiva che riguarderà invece l'effettistica vera e propria e gli effetti di ambiente. Ciò cosa significa? Che noi anziché doverci portare dietro, ritornando un po' al punto 1, quindi relativo alla comodità, avremo quindi ovviamente a disposizione, anziché l'utilizzo di una pedaliera enorme, 8 stomp, quindi 8 effetti diversi che potremo andare ad utilizzare contemporaneamente, oppure comunque richiamarli grazie all'apposita pedaliera di cui parleremo successivamente. La cosa molto interessante del camper è che ovviamente oltre ad avere gli effetti tradizionali, quindi come abbiamo detto, distorsori, compressori, delay, chorus, eccetera, avremo anche degli effetti più particolari, come avremo ad esempio la possibilità, grazie a un pedale d'espressione, di utilizzare un WOMI, Wawa e qualsiasi altro effetto che difficilmente potremo immaginare di relazionarlo a una macchina come il camper. Il quarto pregio che andremo ad analizzare è la differenza e la varietà di suoni che si può ottenere grazie al camper. Infatti sul computer è possibile installare il Rig Manager, ovvero un software dedicato dove gli utenti potranno caricare i propri profili ed è possibile scaricarli gratuitamente. Infatti su questa libreria troverete un sacco di profili che sono fatti sia da professionisti che da altri utenti. Tramite Rig Manager è possibile organizzare le proprie performance. Le performance è una sezione del camper dedicata alle situazioni live, dove ogni performance dispone di 5 slot dove potete salvare 5 suoni differenti da utilizzare. L'ultimo pregio che andremo ad analizzare del camper riguarda il fatto che noi potremo utilizzare appunto il camper, quindi questa testata, sia per quanto riguarda una chitarra che per quanto riguarda un basso. Infatti su Rig Manager o comunque su Camper sono presenti molti profili per quanto riguarda anche il basso e andremo a sentire velocemente un esempio pratico. Dopo aver analizzato i 5 pregi del camper, ora andremo ad analizzarne 5 difetti o 5 aspetti che ci piacciono meno. Il primo difetto di cui andremo a parlare è la complessità del camper a primo impatto. Infatti il camper dispone di numerosissime opzioni per modificare il suono, che non sono proprio intuitive. Ci vuole parecchio tempo per abituarsi e per capire tutte le funzioni. Io dopo 2 anni che le ho non ho ancora ben chiaro tutte le funzioni, come sfruttarle al meglio. Infatti il camper permette di modificare la testata dell'ampli simulato fino al livello valvolare, come la bias per esempio,
Avrei preferito avere meno parametri a disposizione, ma avere un'interfaccia utente più facile e più intuitiva. Passiamo ora al secondo difetto del camper, ovvero la sua pedaliera. Okay. Allora, per quanto riguarda la pedaliera, la ditta Camper appunto ha ideato la propria pedaliera. Il difetto di questa pedaliera riguarda il prezzo, in quanto parliamo comunque di 400 euro circa, e l'assenza di anche solo un pedale di espressione che quindi possa essere utilizzato come pedale volume, come pedale di espressione per qualsiasi altro suono. I pregi però di questa pedaliera sono la funzione di morphing, ovvero una funzione che ci permette di andare ad agire istantaneamente sulla quantità e sulla qualità di alcuni parametri degli effetti, come ad esempio la qualità di distorsione e così via, e il loop, quindi la possibilità di crearsi in tempo zero un loop su cui suonare. Per quanto riguarda altre pedaliere MIDI che non siano della Camper ma di altri marchi, il difetto sta nel fatto che esse non sono ideate per interfacciarsi direttamente col Camper. In Danilo, ad esempio, abbiamo una Behringer FCB 1010, ma abbiamo avuto due esperienze diverse, ovvero lui che se la cava meglio con il linguaggio MIDI è riuscito tutto sommato a programmarsela da solo, con un po' di fatica però. Sì, diciamo che programmare una pedaliera MIDI che non è ideata per il camper richiede comunque parecchio tempo per essere settata. Mentre io ho acquistato l'Eureka Prom, che è un chip che bisogna sostituire nella pedaliera, molto famoso nell'ambito camper, che permette di interfacciarsi direttamente con la macchina, quindi senza dover impazzire. Questo fa sì che se noi andiamo ad acquistare questa pedaliera, o comunque una pedaliera MIDI economica, più un chip che sono 15 euro, andiamo su un totale di 115 euro contro i 400 euro della Camper, e abbiamo inoltre a disposizione ben due pedali di espressione. Sì, come dicevi, tra l'altro, questa è la nostra pedaliera, ha due pedali di espressione, invece vorrei ricordare che la pedaliera originale del Camper non ne ha nemmeno uno, quindi dovreste collegare un esterno. Ora passiamo al terzo difetto del camper, ovvero non è propriamente un difetto, è più una scomodità, nel senso che è una cosa da tenere in mente quando si crea un suono. Infatti, una volta che noi abbiamo creato i nostri suoni per un live, per qualsiasi situazione, dobbiamo tenere presente che il setup che dovremo andare a utilizzare deve essere esattamente lo stesso con cui abbiamo preparato i suoni. Infatti, se noi abbiamo preparato i suoni attraverso una cassa, ad esempio una Marshall 4x12, quando andremo a suonare dal vivo, dovremo collegare il camper attraverso una cassa 4x12, perché se il setup cambia, il suono comunque ne risentirà. Diciamo che non è che andrà a peggiorare o migliorare, sarà diverso rispetto a quello che abbiamo precedentemente preparato in casa. Un altro esempio pratico è quello di fare dei suoni del camper attraverso un monitor da studio. Infatti il risultato non sarà poi medesimo quando lo si andrà ad ascoltare attraverso una qualsiasi cassa. Quindi questo è sempre da tenere ben presente prima di un live. Il quarto difetto che andiamo a sottolineare riguarda gli effetti. Fino all'ultimo aggiornamento per quanto riguarda il delay, la bestia nera del camper era sostanzialmente il delay. Tant'è vero che molta gente collegava nel Sendretum, di cui ho parlato precedentemente Danilo, degli Event H9 eccetera. Successivamente, per fortuna, con l'aggiornamento dei delay appunto, abbiamo una scelta più ampia per quanto riguarda proprio la tipologia dei delay, ed effettivamente i delay sono molto più belli. Questi problemi però degli effetti sono anche dati dal fatto che, come sappiamo, il camper è una macchina che profila, non emula il suono, quindi lo va a catturare originalmente, diciamo, però profila le testate, quindi non potremo mai avere effettivamente il suono di un compressore specifico come di un altro effetto, in quanto non andremo a profilare il suono di quel pedale, ma saranno delle emulazioni di suono in generale. Infatti, per collegarmi al suo discorso, il principale punto di dibattito tra il camper e l'AX è proprio questo. Il camper ha dei suoni più fedeli agli originali, ma degli effetti meno prestanti, diciamo. Invece l'AX FX è conosciuto per avere degli ottimi effetti, ma i suoni che sembrano leggermente più digitali rispetto a quelli del camper. Detto ciò, passerei all'ultimo difetto del camper, che è un difetto più pratico, diciamo. Infatti è semplicemente dovuto alla quantità di tempo necessaria per accendere e spegnere il camper, che finché viene utilizzato in casa o in studio di registrazione questo non presenta un problema. Il problema infatti si presenterà durante una situazione live. Nel caso in cui avremo bisogno di riavviare il camper o in situazioni di blackout in cui abbiamo bisogno di riaccenderlo, questo richiederà del tempo ed è una cosa da tenere conto. Infatti adesso vi farò vedere quanto tempo ci impiega. Dopo aver analizzato 5 pregi e 5 difetti, volevo parlare velocemente di una funzione che mi ha colpito particolarmente del camper, ovvero quella del transpose. Infatti ci permette virtualmente di accordare la chitarra qualche semitono più basso, qualche semitono più alto, senza avere bisogno di avere una scalatura di corde apposita per una determinata accordatura. Infatti adesso voglio farvi sentire un esempio pratico di quello che intendo.
arrivati a fine di questo video dove abbiamo parlato dei 5 pro e dei 5 contro del camper. Sebbene noi abbiamo appunto elencato 5 contro, riteniamo che comunque per quanto riguarda la nostra situazione e il nostro modo di suonare resti la soluzione migliore. Detto ciò, vi ringraziamo per aver visto il video e spero che vi possa essere stato d'aiuto. Se avete ulteriori domande, non fatevi problemi, lasciatemi nei commenti sotto. Ci vediamo al prossimo video, ciao! Greetings!